I Sognatori con Swiss Venture Club, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss. Buon sabato a tutti, ben trovati da parte di Fabrizio Casati. Sono le 10.05 con me, Axel Belloni. L'hai già detto, Fabrizio Casati. Dall'altra parte del vetro invece c'è Filippo Ungaro. Ciao, buongiorno a tutti ragazzi. È l'ultima puntata, di questa prima edizione. Anche le disordinarie hanno salutato e lo facciamo anche noi. Allora Filippo, prima di tutto, come ci si sente? Male, malissimo. Mi ero abituato al sabato mattina qui con tutti voi. Adesso dovrò chiedermi cosa fare nelle prossime, prossime settimane. Sì, faremo terapia di gruppo a questo punto. Possiamo dire che abbiamo fatto 9 puntate, la nona puntata non ha ancora capito qual è il microfono. No, beh, ma il microfono era quello giusto, scusa. No, è quello. Vabbè, fa niente. E qual è? Questo? Adesso sei giusto. Quello di fianco non va. Lo toglieremo, okay. Perché ci confonde. Sogno di avere un microfono solo per me. Vero. Detto questo, scherzi a parte, lo ricordiamo ancora una volta, ed è l'ultima volta per quanto riguarda questa prima edizione, sicuramente molto fortunata. Vi vogliamo ringraziare per l'amore, insomma, che ci avete regalato e soprattutto per tutte le storie dei sognatori che abbiamo conosciuto. Abbiamo dovuto fare una scelta. Questi 9 sognatori sono quelli che ci hanno raccontato di un periodo di vita spesso e volentieri non esattamente molto facile, che in un qualche modo è diventato un periodo di vita di sfida, una sfida che spesso e volentieri sta per essere vinta. E questa è una storia, quella di oggi, che mi piace particolarmente raccontarvi. Tra poco scoprirete chi è il sognatore di quest'ultima puntata, ma soprattutto state con noi perché davvero ne vale la pena, ve lo dico. Cominciamo con la musica. Poi subito diamo la parola al nostro sognatore. Il sognatore di oggi è Alfio D'Angelo. E gli diamo il benvenuto al nostro sognatore di oggi. Alfio, ciao, ben arrivato. Ciao a tutti. Che Alfio, grande, come stai? Emozionato. Ma sei quattro amici. Vedo però incredibilmente un Filippo Ungaro che già sorride parecchio. Cioè, hai avuto modo comunque in questi momenti di imparare già a conoscere Alfio? No, ma stiamo qua già ridendo. È fortissimo, no? Sì. Mi piace. Certo, tra l'altro avremo modo di scoprire quella che è la tua storia. Una storia, e Axel te lo dico già da subito, che Alfio mi ha detto: io devo raccontarla tutta. Cioè, vero, dall'inizio, hai capito? Vero. Questa è l'idea. Per dire un'altra cosa di dietro le quinte, e dopo se ascoltiamo quello che ci ha raccontato Alfio, il nostro Luca Belfiore che cura i nostri social, appena Alfio è arrivato ha detto: ma tu sei siciliano? E lui ha detto no, perché, racconta Alfio, tu hai preso la patente con un signore che si chiama Belfiore, sì, giusto? Confermi. Ecco, quindi... Ho capito anche te, però racconta Alfio, racconti tutto te. Scusa. Non ho capito. Comunque è andata così. Signori, io ve lo dico. Qualche tempo fa, ormai sono passati veramente parecchi mesi perché nevicava, lo ricordo ancora adesso, noi abbiamo avuto modo di conoscere Alfio. Lo abbiamo fatto per motivi pandemici, esattamente come sapete fare ormai, cioè via Zoom, sì, via computer e quant'altro. E Alfio, senti che cosa ci hai raccontato. Io mi chiamo Alfio, vengo da un paesino della Sicilia. Mio papà, appunto, è un proprietario di aranceto. Da piccolo mi portava con lui in campagna fino a 9 anni per giocare. Il problema è stato al 10° anno, quando ha iniziato a portarmi per farmi fare i primi lavori. In estate, per andare con mio padre, sono andato a lavorare con mio cugino come imbianchino. Praticamente l'estate andavo a fare l'imbianchino, in inverno a scuola andavo benissimo in artistica, io sono un artista, faccio pitture decorative, modellini. All'età di 20 anni circa, diciamo, da solo lavoravo giù in Sicilia, ho comprato la mia prima scala, il mio primo rullo, e da lì ho iniziato con la paura, però avevo tanta voglia di fare. All'età di 24 anni mio fratello, che già abitava a Lugano, mi fa: vuoi salire qui? E sono partito. Ho preso la mia macchina, il mio punto, era il 20 settembre del 2008, ho preso le valigie e sono partito con la determinazione di rimanere qui. La fortuna è stata che ho trovato un datore di lavoro che in verità mi ha preso per un lavoretto, poi ha visto che ero bravo e mi ha tenuto lì 5 anni. Dopo 5 anni ho detto: guarda, quasi quasi mi metto in proprio. Il 1° marzo 2020 ero in disoccupazione e sono andato in disoccupazione a dire che volevo aprire. Il consulente della disoccupazione fa: guarda, c'è questa forse pandemia mondiale, tutti a casa.
però appena si è liberata, è passato quei mesi a casa, qualcuno mi ha iniziato a chiamare. Manca a farlo apposta, invece gennaio 2021, non so cosa è successo, ho iniziato a lavorare di brutto. No, ho detto basta, ok, apro. Ma niente, apro. E praticamente il 1° maggio ho aperto ditta. C'è una ditta particolare, ho deciso di fare una ditta di arte, pittura e gessatura. Se facevo solo l'imbianchino era un po' come gli altri. In questa pandemia, come ti dicevo, non c'è stata neanche la io volevo fare i corsi, me l'hanno bloccato, io non sapevo far fatture, no? Non sapevo far niente, io ho imparato da solo. Un mio amico mi ha detto, guarda, c'è un'applicazione per fare le fatture, io non sapevo neanche cos'era, perché di contabilità zero. E allora inizi a studiare, a capire, e piano piano ti conservi gli scontrini e la benzina e queste cose qua. C'ho avuto mia moglie che ha creduto tanto in me. Gli altri credono più di me, io ma in me stesso. Come diceva la mia primo capo, fai piastrelle, ma non lo mio fai. Chi ti va contro, secondo me, chi ha un po' invidia. E oggi, da solo, ho imparato tante cose e bene o male sto andando avanti. Alfio D'Angelo, insomma, stiamo imparando a conoscerti. Che effetto ti fa risentirti? Lo devo dire? Certo. Allora, ora capisco quelle persone che quando mi conoscono non mi dicono da dove vieni, mi dicono da che parte della Sicilia vieni. Perché... direttamente, sì. Ok, ok. Però questa è un po' una storia che ti porta indietro nel tempo, no? Sì. Io intendevo dire quello, cioè abbiamo ripercorso veramente in pochissimi passi quella che è una storia di vita che magari in tanti possono rivivere, perché comunque tu eri stradato verso un percorso, senti di poter dare di più, di essere comunque un artista, come dicevamo prima, e decidi di andare contro la famiglia, perché questo immagino sia successo, e sparire un po' da quello che è il tuo percorso che era segnato per diventare quello che forse hai sempre voluto essere. Sì, 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 è stato così, poi ho deciso di venire qui e il mio percorso, io posso dire che è stato un continuo. Come dicevo, io per raccontare la mia storia devo partire da quando ero piccolo. Sì. Perché sai quando si dice quanti anni di esperienza hai? Io penso di avere 38 anni e 38 anni di esperienza. Esatto, beh, ci sta. Filippo Ungaro, allora ti vedo, come dicevo già prima, sorridente, perché Alfio è veramente un bel personaggio. Mm-hmm. Ma cosa possiamo già dire di quello che abbiamo sentito, secondo te? Ma guarda, mentre stavamo parlando prima fuori onda, sì? Io gli ho dichiarato che ho un muro a casa e che non so cosa fare con questo muro, no? Cioè l'abbiamo guardato io e mia moglie e più volte abbiamo detto sto muro bianco così non ci piace, no? E lui ha detto ma guarda, io ho questa capacità di guardare il muro, chiedere a voi cosa volete e vederlo già disegnato, no? Allora, okay. Questo mi fa pensare a quello che poi ha detto Alfio, no? Del cogliere un'opportunità. In business si dice l'oceano blu, quando metti assieme due cose, no? E lui effettivamente ha avuto un'ottima idea, cioè lui ha detto se io avessi deciso di fare soltanto gessature, soltanto l'imbianchino, beh sarei stato probabilmente simile a tanti altri, sì. Più competizione, no? Certo. E invece ha colto quell'altro lato di sé, che è quello artistico, quello creativo, e li ha messi assieme. E questo è una caratteristica che si chiama proprio cercare l'oceano blu e creare uno spazio che non ha così tanta competizione. Sai che hai citato l'oceano blu e non a caso sul sito di Alfio, leonartdesign.com, c'è nella pagina dedicata all'arte, è proprio disegnato un oceano blu con dei pesci, quindi sembra tutto fatto apposta. Esatto, la sapevi questa cosa del blue ocean, caro Alfio? No, però vedi? Come dice Axel... ho messo anche la canzone Ocean Blue di Evia. Ma vedi. Ragazzi, guardate che non è preparata. Stata... No, io quel disegno dell'oceano, guarda, non l'ho visto. Pelle d'oca, Ungaro, ma chi sei? Cosa sei? Mamma mia. Tra pochissimo ripercorreremo tutte le tappe che hanno a che fare proprio con la storia di Alfio. Io te lo dico, Alfio, ci saranno anche un bel po' di sorprese che ti riguardano molto da vicino. Ma dico anche ai nostri fedeli ascoltatori e soprattutto al dottor Filippo Ungaro che oggi un paio di sorpresine ce le abbiamo anche per lui, quindi, aiuto, quindi preparatevi. Ricominciamo con la musica, con un brano non casuale, dopo Alfio ce lo spieghi. 883, tieni il tempo, brano degli anni 90, pieni anni 90, sì, inizio sì. 883, un brano non casuale, Alfio, dopo ritorniamo agli inizi della tua storia, ma sì. Questo brano qui ha un significato per te. Sì, 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 questo brano è stato... è stata la canzone che mi ha spinto a venire qua in Svizzera. Perché? Spiegacelo.
Perché era il 2008, mio fratello, io vivevo in Sicilia, avevo 24 anni, lavoravo giù, mio fratello mi ha fatto la proposta di venire qui e mi ha detto: vuoi venire? E io gli faccio: guarda, aspetto l'estate, dopo decido. Niente, praticamente una sera tornavo a casa di notte da solo in macchina, avevo il mio CD di 883, sai quando sai quelle canzoni, le sai a memoria ma non, le parole non le capisci? Sì. Quella sera c'era questa qui, e dice: ma mi sta parlando, se ascoltate le parole... Mi ha detto di andare via. Certo. Ha detto: vai in Svizzera. Poi a un certo punto, dicevamo con Axel, parla proprio di questo muro grigio da pitturare. Sì, sì, era un po' tutto, sì, proprio tutto preciso. Signore e signori, Max Pezzali è qui per te. Non è vero. Però era bella come cosa. Abbiamo provato a chiamarlo. In realtà, ma oggi ha un concerto, quindi soundcheck. Salutiamo Max, grande amico d'infanzia di Belloni. No, ma amico dell'RSI, possiamo dire. Possiamo assolutamente. Alfio, ripartiamo da zero, partiamo dall'inizio. Un piccolo paesino in Sicilia, provincia di Siracusa, che è la patria delle arance rosse, abbiamo scoperto. Sì, sì, tutto sì. Comincia da lì. Sì, si chiama Francofonte, ci tengo a dirlo. Germania. Ecco, questo sempre. No, mi dicevano: veni da Francoforte. Con l'aereo venivo. Francoforte in Germania, sì, Francofonte in Sicilia, che è appunto un paese agricolo dove la principale come si dice, fonte di economica di reddito, tutto il resto le arance rosse di Sicilia. E mio papà, per non sbagliare, è un bracciante agricolo. In più c'ha campagne, anche lui, ci abbiamo aranceti. Sì. E io vengo da lì, sono l'ultimo di quattro fratelli, c'ho un fratello maggiore, due sorelle più piccole, però già con la sorella, l'ultima sorella, mi tolgo 13 anni, quindi sono nato dopo 13 anni. Questa cosa mi ha fatto crescere precocemente, perché già mi dicono loro che a 7 mesi camminavo. C'ho un video che veramente camminavo a 8 mesi, si vede già che cammino. E già da bambino ero portato molto per il disegno, anche alle scuole ho vinto anche dei premi, c'ho i soliti cose che ti dicono: hai vinto. E il mio rapporto con l'arte è nato, a parte già che disegnavo, è nato appunto in quinta elementare. Allora, praticamente è successo che in quinta elementare c'erano le attività pomeridiane e io non volevo andare. Praticamente perché facevano un'ora di canto, un'ora di arte e un'ora di sport. Okay. Solo che io non volevo andare in canto. Okay. Cioè non ti piaceva cantare niente? No, non è che facevano cantare Ciuri Ciuri, Vittina Crozza. Ah, le cose proprio tipiche, classiche, insomma, della tua terra, certo, cioè le canzoni classiche. Fin quando il maestro mi ha costretto ad andare, sono arrivato lì e praticamente lì mi è successa una cosa strana, perché facevano nell'ora di arte, dopo il canto, facevano fare qualcosa con la cera Pongo. Sì. Io non l'avevo mai toccata e praticamente la maestra chiese a un mio amico di fare un pupazzetto, io ho alzato la mano senza averlo mai fatto e ho detto: io lo so fare. Ah, così. E veramente ho fatto come prima volta un personaggio d'alto 7 cm circa e io ho fatto stivali, jeans, lo completo. Quando l'ho portato lì si sono un po' meravigliati e da lì andavo tutti i giorni, importante che non facevo canto, sì, ho fatto... Esonerato dal canto e doppia ora di arte, insomma, sì, quella sì, era sì. L'idea, ok. Niente, poi praticamente io c'ho anche un aneddoto di questa cerapongo, non so se posso raccontare. No, raccontaci, sì, certo. Allora, per te. Praticamente questa cerapongo mi ha portato sempre fortuna, no? Io poi... alle mie cugine, facevo sempre i pupazzetti, me li creavo anch'io. E stiamo parlando che siamo negli anni 94, no? E io ero in prima media e praticamente c'era la lotta alla mafia ai tempi. Certo, assolutamente. Ok, in prima media e praticamente dovevo venire, la mia scuola era contro la mafia, grazie al nostro preside, era stata invitata Rita Borsellino, che era la sorella di Paolo Borsellino. Certo. Solo che veniva per parlare per le terze medie. Io non potevo entrare, però ero molto affascinato da questa cosa. Ricordiamo, Paolo Borsellino tragicamente scomparso per un attentato di mafia, sì. Giudice antimafia. Scusa Emma, ma giusto per contestualizzare. Sì, sì, giusto. E infatti ero molto affascinato da questa cosa qua. Non potevo entrare, però da fuori guardavo com'era svolto questo incontro, no? Quando è finito tutto, io abitavo di fronte alla scuola, sono arrivato a casa, ho detto a mia mamma: guarda, c'è un attacco d'arte, devo fare qualcosa. Ho detto: mi dai un qualcosa? E che ti devo dare? Ho visto scato delle scarpe, ho tagliato il coperchio, l'ho diviso a metà e lì ho ricreato la scena che avevo visto.
ho messo il preside, ho messo la signora Rita Borsellino, ho rifatto il tavolo, tutto in miniatura. Caspita. Ho i miei compagni e per gioco. L'indomani l'ho portata a scuola. La professoressa appena ha visto mi fa: vai dal preside e glielo porti. Ora, chi andava dal preside andava appena che faceva delle cose, guarda, cose che non doveva fare. Cioè, ci sono già andato dal preside? No, mai. No, dai, eri un bravo tipo, si vede. Sì, sì. Infatti sono arrivato lì, quando ho aperto la porta mi fa: cosa hai fatto? No, niente. Ho portato questo e gli è piaciuto così tanto che mi fa: me ne devi fare un altro che lo regaliamo alla signora Borsellino. Effettivamente l'anno dopo è tornata e gli abbiamo regalato l'altro diorama che avevo fatto e mi ha voluto salutare. Questa cosa ti ha segnato? Sì, mi è piaciuto. Beh, certo, ci credo, accidenti. Beh, grazie per questo aneddoto. Beh, Filippo, qua andiamo veramente a parlare di quella che è comunque un'infanzia. Sicuramente, come abbiamo capito, l'arte fa parte di quella che è la vita anche attuale, no? di Alfio, ma subito possiamo trovare qualcosa. Ma io ti chiedo, Alfio, se ho capito bene che hai detto: ho un attacco d'arte. Esatto. Sì. È bellissima, sì, questa cosa, eh? Sì, sì, cioè, un bambino che dice ho un attacco d'arte vuol dire che è pieno di creatività che vuole buttare fuori, e questo secondo me dice moltissimo del personaggio, no, Alfio artista, me lo immagino, anche perché poi riuscire a fare, diciamo, riuscire a riprodurre in miniatura una scena, Deve anche fissa in testa. Assolutamente, come diciamo in tante, no, pitture, raffigurazioni di piazze, di mercati, sì, di eventi. Cioè è difficilissimo, perché vuol dire aver fatto una fotografia delle cose che, insomma, un bambino piccolo non è proprio automatico, che faccia. Sì, la prima media. Quindi credo che queste indicazioni dicano moltissimo di questa spinta artistica, e io non vedo l'ora di vederla sul mio muro a casa. Forse prima del muro avremo una sorpresa, perché abbiamo un foglio per far disegnare Alfio. Ma io sono ancora curioso dell'aspetto delle arance, perché è passato un pochettino sotto traccia. Sì, nel senso che tu da piccolino all'inizio andavi negli aranceti, perché immagino con tutti i ragazzini giocano eccetera, ma a un certo punto tuo papà gli ha detto: bene, se vuoi venire mi dai una mano, giusto? Non è stato proprio se vuoi venire, vieni e mi dai una mano. Sì, praticamente fino a 9 anni, in concomitanza con quello che ho detto prima, mi portava in campagna solo per giocare. Poi lì vicino c'erano le pecore, le capre, le galline, e stavo lì, giocavo. Il problema è che, finito a 10 anni, quell'estate mi fa: adesso vieni a lavorare. Io mi ricordo quella sera, ho detto: beh, sì, che ci vuole. E invece lì mio papà l'ho conosciuto diversamente. Lui è un bravo uomo, però quando mi portava al lavoro vedevo che lui pretendeva da me, non capivo, ma pretendeva veramente tanto. Poi l'ho capito dopo, il bene che lui mi voleva, mi faceva pesare quello che facevo, anche per il lavoro, ma anche per tante cose. Ad esempio, ho dovuto sacrificare ogni tanto i giochi. Sai che in estate si gioca fuori, nascondino. Certo. Ecco, lui, siccome in Sicilia in estate col sole non è che si può tanto lavorare, andavamo prestissimo in campagna, certo, col fresco, e allora dovevo andare a letto presto. Quindi la sera i miei amici giocavano, io non potevo, perché alle 8 a nanna, non andavo a nanna, ma mi guardavo, cioè andavo sul balcone, guardavo i miei amici giocare, piangevo e dicevo: ma perché proprio a me? E allora è stata così, fin quando ho capito che non era per me, nel senso che dovevo farlo. Era una costrizione, sì, la vivevi, sì, male, questo lo malissimo, stiamo capendo ancora a distanza di tanti anni. No, poi l'ho capito dopo, poi mi è venuto tutto naturale, perché ho capito il mio papà, ho capito cosa voleva fare per me. E cosa voleva secondo te? No, mi ha insegnato veramente cosa volesse dire lavorare. Ok. E io infatti poi tutti gli altri lavori che ho fatto fino adesso per me è giocare, confronto a quello che facevi, sì, certo, sì, da, sì, bambino. Mi ha insegnato cosa volesse dire veramente impegnarsi, avere... cosa volesse dire lavorare. Certo, in quel momento lì non era più un papà ma era il tuo capo. Sì, però lui ha un carattere forte. Quando era al lavoro diventava serissimo. Ok. E non è... poi a casa tornava normale, sì, ma sì, lì era il tuo capo, sì, 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 divideva molto i ruoli, cioè, sì, il papà dal tuo capo, come dicevi giustamente tu, Fabri. Andiamo con un po' di musica, certo, tra poco torniamo e già siamo con la prima sorpresa per il nostro Alfio.
torniamo ancora una volta con i sognatori, sono le 10.36. Vi ricordo anche il nostro numero di messaggeria WhatsApp, lo 076 321 1113, dove stanno già arrivando alcuni messaggi che hanno a che fare con la storia di Alfio D'Angelo e di quello che è un arrivare in Svizzera coltivando un sogno. Questa è la storia che vi stiamo raccontando quest'oggi. Antonio già chiede anche i credits per sapere dove ti si trova, gente che vuole già farti pitturare in un muro vuoto con tutti i tuoi attacchi d'arte dei quali stiamo parlando, ma soprattutto, caro mio Axel, arriva il primo momento, come lo definiamo noi, emotional, che ha a che fare a doppia mandata con la tua vita, caro il mio Alfio. Perché, Axel? Perché abbiamo al telefono tuo fratello Gianni. Gianni, ciao, ben arrivato. Ciao, ciao a tutti. Allora, facciamo così, torniamo indietro di qualche annetto. Alfio ti chiama e ti dice, senti, io vorrei lavorare, vorrei venire in Svizzera, oppure sei tu che l'hai convinto? Com'è andata? No, sono io che l'ho convinto perché da tanti anni che ero qua in Svizzera, no? Sì. E sapendo che lui era, tra virgolette, non apprezzato per il lavoro che faceva giù, ho detto, vieni qua, che troverai sicuramente il tuo spazio, il tuo modo di farti valorizzare. E difatti, dopo che si è convinto un attimino, perché là l'estate ti uccide, l'estate te la passi veramente giù che ti diverti, per finire l'estate come ogni posto di turismo diventa un vuoto, e allora ti viene la passione di andartene via. Difatti lui è venuto su poi verso settembre, quando comincia a finire il periodo estivo, no? Certo. E me lo sono trovato qua. La prima volta che è arrivato si è beccato una multa. Ah, subito così? Alfio, cosa è successo? Perché la multa? La devo raccontare? Certo, veloce. Allora, praticamente io ho preso la patente giù. No, ora non chiedetemi perché, ma al mio paese hanno tolto i semafori. O perché non servivano. Non voglio sapere. La corrente costava troppo. Quindi ho guidato sempre senza semafori, io solo in TV. Ci hai bruciato un rosso appena arrivato in Ticino, dillo. No, ho fatto 1500 chilometri. Il primo l'ho visto, il primo semaforo l'ho visto, secondo me il terzo è bruciato. Hai rischiato ho la visto vita. Il flash e basta. Hai rischiato la vita subito, molto bene. Tra l'altro, Gianni, noi prima di tutto ti ringraziamo per questa tua testimonianza, penso che sia proprio una bella sorpresa per Alfio. Però immagino che anche per quanto ti riguarda, da fratello maggiore, sia andata un po' così la storia. Nel senso che tu hai aperto la strada e immagino ancora di più che in certe situazioni, in certi ambiti, in certe realtà, non deve essere stata esattamente la cosa più facile del mondo. Allora, il fatto di vivere giù e vivere qua è tutta una cosa differente. Quando tu arrivi qua, arrivi in un mondo diverso, proprio completamente diverso da giù. Nessuno ci può credere fino a quando non lo vivi sulla tua pelle. Ma prova a spiegare. Quando sono arrivato io 30 anni fa, 33 o 35 anni fa che sono, era molto diverso. Non c'era il telefono così, non c'era il video, non c'era nulla. L'unico modo per andare giù era in treno e aereo e basta. Certo. Perciò vivevi la separazione più intensa. Ma tu hai convinto Alfio, però c'è qualcuno che ha convinto te oppure tu ti sei lanciato? Io mi sono innamorato di una ragazza che viveva qua e sono venuto qua su a trovarla, perché mi ci ha portato su l'amore a me. Non certo. Sono venuto perché io giù in Sicilia avevo un mestiere diverso da mio fratello. Ah, ok. Pensavo come tutti i giovani che devo poter riuscire, invece sono venuto su qua per sta ragazza che è diventata mia moglie, è la mamma delle mie figlie, e da lì ho cercato di vivere qua. Poi ho avuto un incidente bruttissimo giù perché volevo tornare giù, ho fatto un po' di storia della mia vita, ma poi sono tornato in Svizzera e è stata la scelta più bella che potevo fare e più logica. Che bella. Quando sono italiano ti posso dire che la Svizzera è uno dei paesi più belli, sicuri e tranquilli che si possono trovare. Questo è molto bello sentirtelo dire, insomma, apprezzare. L'unica cosa che ho io è che manca la Svizzera, che a me mi uccide, è il mare. E che me ne andrò, bravissimo, me ne andrò per quello, ma non perché non amo la Svizzera, ma perché io amo il mare troppo. È cresciuto lì, insomma. Cioè. Certo, il mare. Sono cresciuto lì e una cosa che c'hai dentro di te e non la togli, perciò sai, l'estate per me è mare, chi mi porta in montagna l'estate mi sta uccidendo. Perciò, per me andare al mare
la cosa fantastica. Però la Svizzera, io quando supero la dogana dell'autostrada faccio... Senti già il profumo. Il rilassamento, la tranquillità. Questa è una bella cosa, pace, lo ripeto. Di star bene, la pace di star bene, avere diritti, avere servizi, tutto quanto, cose che in altri posti non trovi. Alfio, ti ritrovi tornando ad Alfio, quello che dice tuo fratello, esatto. Cioè, è un'esperienza simile rispetto a quello che ci ha detto lui? Sì. No, io peggio, perché io avendo 17 anni in più, mio papà, essendo una persona severa ma veramente con tanto cuore, piuttosto che farmi fare il suo lavoro, mi fa, dice, tu da, siccome avevo due sorelle più piccole di me, sì, cioè io ero il rompiscatole, diventavo della famiglia, perché se mia mamma tenere tre bambini non era il massimo, e siccome avevo uno zio che aveva un'officina, mi mandava lì in estate, mi faceva stare lì tutto il giorno a lavorare, tra virgolette, portavo le chiavi, avevo 7 anni, figurati. Però non stavo più a casa a rompere scatole a mia mamma e le mie sorelle. Sì. E da lì è stato che io ho imparato un mestiere. Imparato un mestiere, da noi giù non è come qua che tu la scuola la sera seguivi all'epoca. All'epoca te ne andavi via dalla scuola dopo la terza media, io ho la terza media solamente. Poi il diploma l'ho fatto qua in Svizzera, a Bellinzona. Sì. Però io vado via con la terza media, ma con una testa di persona che lavora. Mio papà mi ha insegnato proprio cosa vuol dire lavorare, o lavorare onestamente, con serietà e professionalità. Questo ce l'ha raccontato anche Alfio un attimo fa. Con tanta severità, perché mio papà è severo. Mio papà non ha la scuola, è analfabeta chiamato. Però tanto di cappello, perché ci ha cresciuto, certo, ci è cresciuto bene. Certo. È importante ricordare questa cosa. Sono totalmente d'accordo con te, Gianni. Gianni, ma per chiudere, sempre riguardo ad Alfio, a un certo punto ti arriva su, arriva a casa, arriva da te e poi impara un mestiere. Come sono stati quei primi momenti? Cioè, l'hai visto subito carico come Eye of the Tiger? No, subito no, perché lui ha avuto la difficoltà di ambientarsi. Ah, ha vero. Avuto la difficoltà di ambientarsi come tutti. Sì. Cioè, vale a dire, tu parti con un'idea, hai un modo di vivere, hai un modo di pensare della gente, e qua è tutto diverso. Allora ho avuto un po' di difficoltà, ma poi ho trovato un datore di lavoro fantastico, bravissimo, una persona di cuore, che l'ha aiutato anche con i suoi interessi, per carità. Ci si è integrato. E l'ha portato avanti 5 anni, ha lavorato là, è stato bravissimo, si è fatto apprezzare e da lì è cresciuto tantissimo. Ha fatto la sua gavetta, come si dovrebbe dire, ed è andato avanti. Adesso finalmente è riuscito a realizzare il suo sogno, è uscito. Io sono contentissimo per lui, anche se io gli ho impedito tante volte di aspetta. Sempre col criterio, perché siamo da soli qua. Sì, però sei orgoglioso, questa famiglia, cosa si capisce, si sente l'orgoglio. No, ma guarda, mio fratello, sono orgoglioso veramente, perché ha fatto tanto, ed essere da soli, soprattutto con la pandemia che è successa, è stato veramente difficile. Però adesso mi aveva detto, sai, vi rivolgono a fare l'operaio, ho detto no, adesso tu fai il tuo, fai la tua impresa e la mandi avanti da solo, perché sei capace. Eh beh, Alfio, bellissime queste parole da parte di tuo fratello, sei d'accordo? Sì, lo ringrazio. Se ti vedo anche un po' emozionato, diciamolo. Sì. Beh, è giusto che sia così. Noi intanto davvero ti ringraziamo molto, Gianni, per essere stato dei nostri, per aver fatto questa bella sorpresa e sentita sorpresa tuo fratello. Ciao Gianni, grazie. Buona giornata a tutti. Altrettanto. Ciao, grazie. Styles, As It Was, noi stiamo un po' raccontando come è stata la storia di Alfio D'Angelo, il nostro sognatore di oggi. In questa ultima puntata dei sognatori abbiamo appena sentito suo fratello Gianni. Diciamo che un po' di carne al fuoco Filippo Ongaro ne abbiamo messa. Mm-hmm. Da questo scambio tra Gianni e Alfio, cosa hai ritenuto tu? Ma è molto interessante, perché Gianni e Alfio hanno fatto un'azione simile, cioè spostarsi dalla Sicilia alla Svizzera, per due moventi differenti, che sono però l'esempio tipico, quasi un prototipo, dei due grandi moventi che ogni essere umano ha dietro alle proprie azioni. Cioè, o
la ricerca del piacere, sì, e quindi Gianni che si sposta per amore, certo, no? Giusto. O l'allontanamento da una forma di dolore o di sofferenza, e quindi Alfio che va via perché quel tipo di futuro che gli si prospettava non era sufficiente, voleva, non era il suo, non è che dolore è tra virgolette Alfio, sì, che sì, significa sì, chissà che tragedia, chissà che sofferenze, ma è, sono due polarità differenti. Uno è vengo trascinato, no, da, vengo attirato da qualcosa, l'altra è vengo spinto via da qualcosa. E però è interessante che due fratelli che tra l'altro hanno, diciamo, una differenza d'età abbastanza consistente, per cui il fratello maggiore diventa un semipadre, e molto interessante anche quello che diceva fuori onda Alfio, che dice io alla fine mio fratello ho conosciuto qua, perché in realtà la differenza d'età, il fatto che fosse via militare quando io ero bambino, l'avevo conosciuto molto poco, no? Certo. È vero, è vero. Tra l'altro, beh, io devo raccontare anche qualcosa che ha a che fare con il nostro programma. Magari non tutti lo sanno, ma la realtà dei fatti è che io e Axel siamo separati da Filippo Ongaro e tutti i sognatori che sono passati. Questo per una scelta veramente molto voluta, nel senso che comunque durante i momenti di canzone, di fuori onda, Filippo ha modo di conoscere, certo, in una stanza praticamente mentre chiusa, se fossi lì mi distraereste. Certo, sì, certo, sì, è lì che voglio arrivare. Quindi quando si parla di questi fuori onda, insomma, voglio far capire anche ai nostri radioascoltatori quello che sta succedendo qui in radio in questo momento. Secondo me è una dinamica che funziona molto bene, perché comunque c'è quel qualcosa in più che arriva senza la tensione della diretta radiofonica. In pratica ci hanno messo qua Alfio in una specie di gabbia, se ne ricordiamo, no? Loro si divertono al di là del vetro. Esatto, esatto. Sì, sì, l'idea è quella lì. Andiamo ancora con un po' di musica e dopo arriviamo anche a Leonard Design, che è l'attività che ha aperto Alfio ormai da un annetto questa parte. I Rembrandts, I'll Be There For You, sigla storica di Friends, un certo, grandissimo telefilm. Ma soprattutto scaletta perfetta a livello, sì, musicale, perché dopo aver sentito anche il fratello Gianni, cioè I'll Be There For You, cioè ci sarò sempre per te, questa è un po' l'idea, ed è quello che forse è uscito, no, da questo momento così bello che abbiamo avuto modo di vivere all'interno dei sognatori. I sognatori che raccontano una storia che ha a che fare con la microimprenditorialità nella Svizzera italiana, in Ticino, e a un certo punto, come dicevamo, parte questo percorso che fondamentalmente è iniziato nel momento più sciagurato della storia dell'umanità, perché comunque eravamo durante il lockdown, a un certo punto non si poteva più uscire di casa e chiaramente, cioè, Alfio aveva aperto la sua ditta. Ecco, innanzitutto torniamo indietro proprio a quel periodo là, parliamo anche del nome, cioè come mai Leonard là, cioè, spiegaci anche il nome della tua ditta. Allora, io ho frequentato l'istituto d'arte, quindi se frequenti il studio d'arte devi avere un artista preferito, penso, no? Certo, non lo so, avevo, sì, ho sempre avuto il mio artista preferito, che è Leonardo da Vinci. Ok. Che, dire la verità, mi è piaciuto anche già, a chi ha la mia età lo capisce, dalle Tartarughe Ninja. A me piaceva già Leonardo delle Tartarughe Ninja, cioè, okay, che riesci a mettere insieme Leonardo da Vinci con Leonardo delle Tartarughe Ninja, quindi parliamo del cartone animato, dei fumetti, è quanto, un po' okay, stile, no, lì. No, ma ci sta, aspetta, voglio arrivare col nome, perché sono curioso allora a questo punto. Niente, Leonardo, sì? Poi la parola che mi ha sempre seguito è arte, quindi Leonardo, però l'ho voluto separare e ho aggiunto un H, semplicemente. Cioè l'H è la separazione, trattino, è come un trattino, meraviglioso. Sì, sì. Ok, adesso ho capito molto bene, perché a un certo punto mi sono detto, beh, cuore di leone, Leon Heart, però è scritto in maniera differente perché in inglese è heart con l'H, sì. Invece è per separare. Sì, sì. E inoltre io, come logo, ho un disegno di Leonardo, ho preso l'uomo vitruviano. Leonardo, che... esatto, che appunto è un bel disegno di Leonardo che ha tanti significati, e io l'ho trasformato perfetto per me, dove ho aggiunto il tetto, sì, nelle mani ho aggiunto i miei attrezzi, il vestito l'ho, quindi, messo, pennello, il trapano, il rullo, sì, da pittore, e la spatola, sì. Sì, gesso, cartongesso, pittura e arte. Ok. E arte, pittura e gessatura, e io il corpo non l'ho toccato, solo aggiunto le linee di vestiti, e ho messo un po' il mio viso ai tempi dei capelli che... Devi cambiarlo adesso, insomma. Sì. Devi rifare il logo. Aldo, sì. Aldo, sì. Alfio, sì. Sì. Alfio, rimani con noi, parleremo meglio ancora di Leonard Design tra una decina di minuti. Ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo. Sono le
11.04, bentornati ai Sognatori, ultima puntata di questa prima stagione assolutamente fortunata, piena di colpi di scena, di sorprese, ma soprattutto, posso dirlo, piena di emozioni. Sì, e di sorrisi, sì, perché è una cosa che si sente in radio, ma è giusto anche dirla. Si sta bene, questo è un trademark che ci piace rimarcare, ma attenzione perché oggi stiamo raccontandovi la storia di Alfio D'Angelo, della sua microimprenditorialità, la sua impresa di gessatura, pittura e arte, e tra poco lo metteremo alla prova, nel senso che vuoi fisicamente fargli gessare il muro? No, okay. Anche se servirebbe, sì, in alcune zone, però gli faremo fare una cosa che ha a che fare ovviamente a doppia mandata col suo mondo artistico, no? Assolutamente sì, è tutto pronto, tra poco vi spieghiamo la sfida, intanto andiamo con un po' di musica, ricordiamolo 076 321 1113 perché la storia di Alfio è una storia eccezionale, ma magari che qualcuno di voi ha vissuto in una qualche maniera, se volete condividerla con noi il nostro numero di WhatsApp è qui anche per quello. Allora, vi stiamo parlando di Leon Art Design, leonartdesign.com, che è l'attività che, nella quale si è lanciato il nostro Alfio D'Angelo da oramai un annetto abbondante. Ecco, tra l'altro, la sua impresa. Come sta andando Alfio dopo, insomma, quello che abbiamo detto, apertura durante il periodo più difficile della storia dell'umanità, e adesso come va? Diciamo che sta andando abbastanza bene. Ok. Vedo che la gente ben piano comincia a conoscermi e mi chiamano soprattutto per avere qualcosa di particolare, è quello che mi piace veramente. Quindi okay. Più per il lato artistico rispetto all'aspetto gessatura. Anche pittura e gessatura, okay. Però vedo che quest'anno ho fatto tanti disegni, cosa che non avevo mai fatto in 13 anni qui, e mi fa piacere. Eh beh, certo, poi voglio dire, mi vengono in mente, che ne so, stanze di bambini, ragazzi, cose che hanno a che fare con l'arte, magari negli uffici murales, dei quali tanto si parla per quanto riguarda la street art, poi dalle nostre parti, insomma, ancora di più con la Triennale di Maroggia, che insomma è diventata famosissima in tutto il mondo. Insomma, caro il mio Alfio, a questo punto però te lo diciamo, devi fare qualcosa. Allora, la nostra questa mattina ci siamo... Guarda, già in panico. No. Vai tranquillo, allora, stamattina bevevamo un caffè, sì, e ci siamo detti, ma il nostro Alfio è un artista, l'abbiamo detto, lo stiamo raccontando, e quindi mettiamolo un pochettino, tra virgolette, alla prova. Cioè, lasciamogli carta bianca, descriviamo tutti quelli che ci ascoltano in radio, sì, c'è un flip chart, che abbiamo rubato all'ufficio di Matteo Pelli, sapete che lui disegna, fa un sacco di cose. Insomma, il flip chart adesso qui in studio, ed è per questo motivo, caro Alfio, che noi ti chiediamo di alzarti. Vai pure tranquillo, magari occhio, ecco, perché abbiamo anche un microfono volante grazie alla mano intonsa di Luca Belfiore. E allora inizia pure dicendoci quale cosa ti viene in mente da disegnare. Cioè, hai già un'idea o parti così a mano libera? Com'è che funziona? Vedi, non lo so. Avete qualche... Allora, tu io ti voglio stuzzicare sulla fantasia. Boh, il disegno che faccio spesso facile? Sì. Beh, anche perché tempo che abbiamo tantissimo. Un Goku, quindi cartone animato, un personaggio Dragon Ball. Sì, dai, Dragon Ball. Siamo okay, sul facile. Ok. Adesso mi trema la mano, non lo so. Sì, ma no, non deve tremarti la mano, ci mancherebbe. Possiamo dire che comunque Alfio, difficoltà nella difficoltà, l'aspetto dei, tra virgolette, cartoni animati giapponesi è un mondo che ti affascina, è vero Alfio? Sì, sì, mi piace tanto. Io però più che altro sono un videogamer. Ok, quindi parlando ai videogiochi, mia moglie si arrabbia, c'ho 38 anni, mi dice: ma ancora? Però a me piacciono, che devo fare? Ci sono cresciuto, grazie anche a mio fratello. Sì. Che ha 17 anni in più di te, ricordiamo, quindi la cosa già mi fa molto. Cartone animato preferito? Quasi quasi Dragon Ball. Ci sta, mi fa molto piacere. Allora, noi lasciamo continuare a disegnare il nostro Alfio D'Angelo. Hai già finito? È una cosa facile per lui, ma va alla velocità, da quando poi non lo vediamo. Sì, ma lasciamolo con calma, c'è tempo, Alfio. Prenditi pure il tempo, noi ci prendiamo il tempo di una canzone. Sì, sì, già, questa è prova sotto stress per Ungaro. Esatto, cioè, come la vedi? È un po' una prova sotto stress. È un po' una prova sotto stress, e viene fuori un piccolo lato di Alfio su cui lavorare un po', sì, che è la sicurezza nei suoi mezzi, perché è molto dubitativo. Oh. Dice, mi trema la mano, invece no, respira, abbassa il livello di stress, è il tuo sapere questo e tu lo sai dominare. Posso dirlo? Allora, io quando ho iniziato a lavorare, la prima volta che ho dovuto fare un lavoro da solo, ho scoperto due mie personalità. Allora, sai quando c'è il diavoletto e l'angioletto? No, io c'ho
l'ottimista, quello super che si gasa così tanto che non vede l'ora, trema, che mi fa fare i lavori. Però c'ho l'altro, che non è il pessimista, ma è ottimista, ma mi fa avere tanta paura. Io ogni volta, anche se devo fare una linea, quell'altro mi fa venire paura. E quella paura mi fa concentrare e fa fare il lavoro. Addirittura mi è successo, ad esempio, queste cose ormai ce l'ho dentro, so come funziona. L'anno scorso ho fatto un disegno e sono andato ottimista. E vedevo che man mano che disegnavo sbagliavo. Quando ho iniziato a sbagliare, l'altro mi fa: hai paura? Ad ascoltare la paura. Sì, quello lì della paura mi fa: che stai facendo? Infatti volevo cancellare. Invece, con la paura sono riuscito a recuperare. Poi ho capito che devono essere insieme l'ottimismo fortissimo e la paura. Oh, beh, mi sembra già comunque che siamo sulla buona strada, Filippo, sei d'accordo? No, assolutamente, anche perché è vero quello che dice Alfio, cioè l'ottimismo non realistico ti porta a sopravvalutare i tuoi mezzi e corri il rischio di commettere degli errori. Certo. Quindi, diciamo, tra l'ottimismo non realistico e lo stimolo della paura, nel tempo, più o meno in tutte le sfere della prestazione umana, si sviluppa poi un realismo ottimistico. Certo. Ed è là che, perché la paura può essere anche un buon fattore, però è sempre logorante. Lavorare sotto lo stimolo della paura è stancante e a lungo andare rende la fatica molto più presente di quello che potrebbe. Quindi due strade, no? Una troppo ottimista, prendo alla leggera, sbaglio, l'altro è troppo severo, ho paura, devo stare attento e quindi faccio giusto. La via di mezzo è: sono capace di fare, esatto, sono capace di fare. Anche nello sport si vedono questi due estremi. Certo, certo. Ora il flip chart noi non l'abbiamo ancora visto, ma diamo un brano musicale, così abbiamo l'opportunità anche noi di andare nello studio con Filippo e Alfio per vedere la sua opera. Giorgia in vacanza con me. Beh, tra un po' arriveranno anche i momenti dedicati alle vacanze, ma intanto si continua a parlare di lavoro, di imprenditoria, di spirito da imprenditore, in questo caso del nostro Alfio, una storia che l'ha portato dalla Sicilia a vivere qui in quella del Ticino, ma soprattutto ad aprire una sua ditta di gessatura, arte, pittura, proprio nel periodo della pandemia, del lockdown. Insomma, adesso le cose, l'abbiamo detto, iniziano a girare bene. E quindi ci fa molto piacere raccontare queste storie di coraggio, no? Perché alla fine ci vuole questo coraggio, l'abbiamo visto a più riprese anche con il dottor Filippo Ongaro. Ma intanto andiamo proprio al lato pratico. Sì, perché abbiamo capito il lato artistico. A un certo punto tu, Alfio, decidi di aprire la tua ditta, però c'è tutto un lato burocratico, se si vuole, tutto un lato d'ufficio, in un certo senso, che chi ha fatto il tuo mestiere non conosceva, ma chi non ha mai aperto un'impresa non conosce questo lato. Quanto è stato difficile e come ti sei aiutato da quel punto di vista lì, cioè quello burocratico di ufficio? Allora, quando sono andato in disoccupazione che volevo aprire, mi hanno detto che c'erano dei corsi per queste cose qua. Il problema è che col Covid era tutto bloccato, quindi mi sono dovuto arrangiare. Ho iniziato a chiedere a chi già aveva ditta, mio ex capo, altri amici che avevano ditta. E c'è, ad esempio, il primo mi ha detto: comprati il blocchetto per fare le fatture. Io non sapevo neanche cos'era la fattura. Per me era un'altra cosa. E ho capito com'era, ma quel blocchetto fortunatamente non l'ho toccato. Un altro mi ha detto: c'è un'applicazione. E c'è da studiare un po' cosa dovevo fare. Mi hanno detto: conserva gli scontrini. E c'ho il portafoglio, un sacco di scontrini. E ho fatto così. E piano piano ho imparato, poi chiedendo. Scusa, l'applicazione che dicevi ti permette di avere una contabilità, ti facilita contabilità? Questa applicazione è veramente bella perché mi aggiunge il cliente, me lo salva, mi posso fare il preventivo e dal preventivo posso passare alla fattura, mi dice quanto posso decidere le date, quanto ho fatturato per quel periodo, per quell'anno, sì. Ti sta aiutando parecchio, la tecnologia dunque aiuta. Tra l'altro anche tu l'hai detto un attimo fa, ti sei affidato anche a Fondo Un'Impresa, è un servizio cantonale, tra l'altro sono pochi i cantoni ad avere questa opportunità per insomma un accompagnamento a diventare imprenditore di te stesso, ed è una cosa che effettivamente si può conoscere, sfruttare anche sui vari siti internet, i portali del cantone. Quindi se avete magari preso ispirazione dalle varie storie dei sognatori, quella potrebbe essere un'ottima via. Un altro aspetto pratico di quando si apre un'impresa come la tua
è proprio tutto legato all'aspetto del materiale, perché anche lì devi farti tutto un bagagliaio, tra virgolette, riempire il bagagliaio fisicamente anche, no? Immagino del tuo furgone, o certo, con cui vai. Poi tu sei da solo, posti, lavori, no? Con qualcuno? No, sono da solo da quando ho iniziato. Sì. C'è da dire che io ho fatto tutto low cost, non so se si può dire low cost. Praticamente certo, avevo il materiale, perché il mio primo datore di lavoro mi ha dato tutto, e quell'attrezzatura l'ho tenuta. Poi posso dire che il mio mestiere di imbianchino o di decoratore, c'è poco materiale da avere. Io con un rullo, un pennello e una scala posso fare tante, certo, cose. Quindi non ho avuto chissà che costi da quel punto, sì, di vista, sì, sì, da quel punto di vista lì. Per una tua, quando devi realizzare un muro, adesso passiamo al lato artistico, quanto tempo ti prende? Più o meno, a grandi linee. So velocissimo. Io riesco a mettermi la tecnica in testa prima di farlo. In base al disegno che devo fare o all'opera, cerco di immaginare come farlo più veloce possibile, con che materiale. Mia moglie si arrabbia perché io tutta notte studio questa roba, oppure gli dico: ma se faccio così? Ma lei magari non sta capendo cosa sto dicendo, però. E poi la realizzo velocemente. O sta dormendo, visto che comunque è notte. No? Magari sì. Sì, Alfio, bravo, va bene, vai avanti così, sì, sì, tranquillo. Anche questa cosa di visualizzare, caro dottor Ongaro, è particolare, cioè ci sta. Beh, è molto, molto artistico in questo senso, no? Cioè si capisce anche da come si comporta, da come ha fatto il disegno lì, cioè che l'anima pulsante, la parte, il motore di tutta questa attività in realtà è proprio artistico. Sembri un po', Alfio, quando parli, sembri proprio un po' un visionario, cioè sembra quasi che tu veda le cose, no? E da questa visione che hai nella tua testa tu poi riesca a crearle con le tue mani, con il tuo intervento, no? Sì, 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 questo me lo riconosco, anche nel fare delle scelte. Io vedo molto avanti, non mi fermo al subito, a quello che succede nel momento, sia nelle scelte o nel lavoro, io devo già vedere il finale. E questo mi aiuta perché vedo già cosa devo fare. Questo è importante. Ecco, quanto è importante proprio nella vita di tutti, adesso, a parte ovviamente il discorso che stiamo facendo con Alfio, vedere il futuro, cioè il qui e l'ora. Mm-hmm. Quanto è importante rispetto al vedo già il finale del quale parlava Alfio? È una bella domanda. È chiaro che ci vogliono entrambe, no? Se lo estrapoliamo e parliamo della vita in generale, il qui e ora è ciò che ti permette di sentirti appagato in quel momento, certo, di non essere sempre in attesa. Spesso ce lo perdiamo, no? Esatto, di non essere sempre in attesa di un futuro che finalmente un giorno ti farà essere felice, no? Sì. D'altra parte però l'uomo, l'essere umano, è progettualità, quindi fa fatica a restare ancorato al 100% al qui e ora, e ha anche bisogno di proiettarsi in avanti, di pianificare, di capire. Diciamo, nel coaching noi tendiamo a dire una cosa però, e forse questa cosa è connessa con l'animo artistico di Alfio, cioè è più importante immaginarsi le emozioni che arriveranno quando raggiungerai un certo obiettivo, okay, non l'obiettivo in sé. Può essere tipo la soddisfazione, sì, la, cioè, gioia. L'essere umano non, okay, è che vuole la casa, il lavoro, sì, la macchina, vuole le emozioni che, sì, queste cose portano, no? E questo è molto artistico alla fine, ma è il fatto che noi diciamo spesso, l'abbiamo detto anche in altre puntate, che in realtà questo lato artistico tutti ce l'abbiamo. Il problema è che non ce lo fanno tirare fuori, diciamo, no? Il percorso educativo classico, almeno che non avvengano degli atti di ribellione. Alfio, certo, è nato come artista attraverso degli atti, tra virgolette, di piccolo grande ribellione, in cui lui ha detto: no, io voglio far così, voglio fare il pupazzo, voglio rappresentare la scena che ho visto, no? E non tutti lo fanno. Ah no, tutt'altro, anzi, o te lo fanno fare. Anche quella è un altro discorso. E scusami, poi aggiungo una cosa. Alfio, nell'ottica di poi soddisfare un cliente che vuole una certa tipologia di lavoro, ecco, la sua bravura sarà poi mettersi nei panni del cliente, comprendere che cosa vuole e che emozioni vuole vivere tramite quel disegno che io creerò in una casa, certo, in una stanza, no? E questo è anche un lavoro molto interessante, molto affascinante. Ti è capitato, Alfio, una qualche volta che un cliente è arrivato, ti ha chiesto qualche cosa e tu gli hai detto: guarda, questa cosa qua non riesco a fartela, oppure la farei in un modo che però non accontenterebbe il cliente? Allora, c'è da dire che, anche a scapito mio, se mi dicono devi farmi questa cosa qui, che già esiste, un disegno che già devo solo copiarlo, copiare. Se è un personaggio, un qualcosa, è normale, però anche se è un personaggio io sempre dico: posso mettere del mio? Perché ho bisogno di trasformarlo, se no
ti compri il poster. Gli dico proprio, sì, così, certo. Perché io ho bisogno di dare del mio. Il mio obiettivo è che quel disegno non c'è da nessuna parte, non lo trovi su internet, lo vedi solo... È tuo. Sì. Eh beh, certo, questa è una cosa importante, anche qua torna l'artista. Eh beh sì, questa è proprio una tipica risposta che esula completamente dall'idea dell'artigiano o dell'operaio, ma entra invece nel dominio dell'artista che dice io voglio dire la mia, con quel certo. lavoro voglio dire la mia. E la rimane, pam, sì. Non su carta ma su un muro in questo caso, assolutamente. C'è Lene Marlin e poi torniamo. Sitting down here, e seduto bello. Qui di fianco a noi c'è Alfio D'Angelo, che è il sognatore di oggi. Certo, al quale è rivolto anche per esempio un messaggio che arriva allo 076 321 11 13 e dice: bella questa testimonianza. E Renata continua scrivendo: per aprire un'attività in proprio bisogna avere passione, creatività e non essere troppo fiscali. Questo è un po' il concetto che Renata ci voleva portare, uno dei tanti messaggi che stanno arrivando. Tra poco la prossima sorpresa per il nostro Alfio. Sono i Coldplay, Clocks, e i nostri orologi fanno le 11.36 qui nei Sognatori, in questa ultima puntata di questa prima stagione dei Sognatori su Rete 1. Certo, intanto arriva una nuova sorpresa per il nostro Alfio. Vedo già l'occhio lucido così, prima di partire. No, aspetta che non sai ancora nulla. Anche perché una storia nella storia, l'hai citata a più riprese, e noi, tua moglie Rita, ce l'abbiamo qui con noi al telefono. Ciao Rita. Ben trovata, è un piacere. Ciao a tutti. Allora, stai ascoltando quello che ci ha raccontato durante questa mattinata Alfio, una bella storia di integrazione, di vivere insomma nella Svizzera italiana, partendo da un percorso non esattamente facilissimo, che però insomma lo sta facendo vivere bene, e immagino che tanto di questo vivere bene lo debba anche a te. Sì, assolutamente. E allora, devo dire che comunque lui, essendo che ha sempre avuto a prescindere un'attitudine per questo lavoro, sì. Di conseguenza anche una passione, ma soprattutto l'entusiasmo nel farlo, devo dire che non potevo fare altro che appoggiarlo. Mm-hmm. Cioè, sicuramente appoggiarlo era la base fondamentale per poter aprir ditta, a mio parere. Eh beh, certo, questo è poco ma sicuro. Ma adesso noi, soprattutto io, sono quello un po' curioso rispetto a quello, sì, che è la storia di vita, no? Che sta dietro a questi racconti, che poi alla fine hanno a che fare con una ditta, con l'aprire un'impresa e tutto il resto. Però, allora, se il fratello Gianni è arrivato qui per amore, così dal tuo accento mi sembra di capire che non è che sei proprio anche tu della Svizzera italiana. Cioè, vi siete conosciuti in Sicilia, com'è andata? No, io in realtà sono di Palermo. Ok. Diciamo che viviamo nella stessa regione, ma due poli opposti, anche, sì, a livello di dilemmi, diciamo, modi di dire, tutto, siamo un po' in contrasto su questo. Come loro dicono arancino, noi diciamo arancina, un po' quelle robe così. Ok. No? Beh, certo. Però devo dire che io sono venuta qui da sola. Ah, quindi non vi siete conosciuti in Sicilia voi? Ci siamo conosciuti qui a Lugano. Ah, ma che bello! Raccontare subito, com'è andata? Allora, ci siamo conosciuti qui perché io, quando sono arrivata qui da sola, alloggiavo in un albergo, essendo che avevo già il diploma alberghiero, ho sfruttato questo mio diploma per lavorare nello stesso albergo in cui alloggiavo. Sì. Quindi ho iniziato a lavorare lì e di conseguenza ho iniziato a conoscere tanta gente. Tra questi amici che si sono creati, questi gruppi, c'era lui che era, diciamo, l'amico in comune. Ok. Poi quella sera in particolare, questi amici portarono lui per farlo conoscere a me. Io poi questo lo seppi dopo, in realtà era, diciamo, quell'incontro combinato, no? Capito. Quindi Alfio, tu lo sapevi che era combinato? Sì, sì, ecco. Ho detto, ti presento una bella ragazza, e allora andiamo. C'è un incontro al buio così, però se andiamo, vediamo. E poi quando l'hai vista, com'è andata? Mi è piaciuta, sì, subito. No, devo dire che a primo impatto mi ha fatto subito simpatia, no? Essendo anche lui siciliano, quelle battute siciliane classiche. Comunque mi ha fatto ridere, cioè...
Ma sai che anche a noi è andata così, anche a noi ha fatto subito simpatia, te lo devo dire. Quella era proprio la forza di Alfio. Ma Rita, toglimi una curiosità, nel tuo cassetto quanti biglietti ci sono, ma so, di auguri piuttosto che di con dedica, ma soprattutto con decorati con le opere di Alfio? I biglietti di buon compleanno, per esempio, ci aggiunge, non so, un ritratto, un tocco d'arte? No, devo dire che sui biglietti no, non tanto. Okay. Cioè, non ho tanti biglietti, no, perché sicuramente mi fa sempre quelle cose in grande. Per lui sono piccolezze, magari quel bigliettino disegnato, lui preferisce farsi una parete. Ah, ecco, ecco. Un quadro enorme, sì, su quello fa sempre tutto in grande, diciamo. Beh, questa è già una bella roba, è vero Alfio, sei uno così? Sì. Non la vedo la cosa dei biglietti, poi a lei piacciono i miei lavori. E ora, per dire, mi ha chiesto la camera da letto, ha un bel po' che io devo fargliela. Vuole un disegno tutto suo, però tutta la parete, vediamo, quando ci avrò tempo. Rita, giustamente possiamo arriverà. Dire qual è il disegno? Sì, a me piace molto, diciamo, la parte meditazione, no? Quindi mi la faccia di Ongaro sul muro fatta quindi il ruscello, le pietre poggiate, tutte quel tempio, un po' zen, un bel disegno grande nella parete dietro al letto, proprio sulla spalliera. E sì, mi piace molto, sono ancora in lista d'attesa per farlo fare. Giustamente, vuoi rispondere Alfio a questo punto? Poi voglio dire, non è che sono proprio disegni molto facili da fare. Io non l'ho ancora fatto perché gliel'ho detto anche a lei, ancora non lo vedo, io guardo la parete, vedi, non mi spunta, manca qualcosa, appena ci avrò l'ispirazione, l'illuminazione, giusta, manca qualcosa, la faccio. Oh, molto bene. Promesso, amore. A me già spuntato su per giù, ma lui ancora no, quindi aspetto lui. Giustamente l'artista di casa. Senti, invece tu hai parlato di scuola alberghiera, insomma, anche per quanto ti riguarda, oggi, lo ripeto, stiamo parlando comunque di storie importanti, si va via da casa, si impara a conoscere il posto in cui si vive e soprattutto si impara a vivere in quel posto. In questo caso parliamo della Svizzera italiana, del Ticino. Com'è andata la tua storia? Tu hai detto appunto di aver fatto un percorso che aveva a che fare con la scuola alberghiera e quant'altro. Sì, io il primo anno ero sempre un po' così, volevo tornare giù, no? Perché chiaramente è proprio cioè, molto differente la vita. Cioè, poi essendo io in Palermo città, era un po' diverso rispetto a qui. Lì è più caotica la città, qui molta tranquillità. Quindi, essendo che avevo solo 24 anni quando sono arrivata qui, notavo proprio quella differenza. Poi man mano ti abitui e sinceramente non potevo fare la scelta più giusta. Devo dire che sicuramente c'è quella cosa di rischiare, di dire ok, parto, come va. Diciamo che quel periodo mi ha portato un po' a questo. Avere quel coraggio che va a pari passo con la paura sicuramente, perché dici ok, parto, vado verso questa avventura, verso l'ignoto, chissà come andrà. Il problema è quello che se comunque non provi, non vedi, non puoi mai saperlo. Quindi io mi sono ritrovata a partire, a ritrovarmi in questo albergo e a dire ma che vada, torno giù. Cioè. Eh beh, certo, ci provo, ancora una volta salta fuori. Ci provo questa cosa, certo. Assolutamente sì. Filippo, sì. No, scusa Rita, ti ho interrotto. Sì. Dici pure. Quindi nulla, ho deciso di star qui, di lavorare qui, poi appunto tramite questi amici in comune ho conosciuto mio marito, man mano che uscivamo c'era sempre lui con questi amici, quindi ci vedevamo spesso, c'era un po' quella calamita, quella chimica nell'aria, perché a pelle, diciamo, ci trovavamo. Subito. Era come una persona che conoscevo da una vita. Che bello, vedi. Poi quindi, la cosa divertente... proprio sentivamo, sì. Dico, la cosa divertente è proprio quella che tutte e due avevate una storia, tra virgolette, simile, arrivavate da una regione, sì, con tutte le differenze del caso, la Sicilia è grande, non è proprio piccolina, che comunque ha a che fare con le stesse tradizioni e forse anche quella voglia di intraprendere una vita totalmente diversa da quella che stavate portando a termine prima. Filippo, vedo che prendi appunti, cosa possiamo dire? Credo che sia
anche in questo caso due elementi a conferma delle cose che abbiamo detto anche nelle puntate precedenti: la presenza di una figura di supporto che crede in quello che fai, che ti appoggia, che apprezza il tuo lavoro e che quindi in qualche modo rende meno difficile il percorso, non ti senti solo, sai che a fianco hai una persona che ti sta dando il suo supporto. L'altra cosa è che il supporto non è soltanto legato alle figure, ma è legato anche ai luoghi. E nella loro storia si capisce come ci sia stato in qualche modo un distacco da una terra che è la loro e che li ha cresciuti, e quindi una terra che conoscono, di cui conoscono le tradizioni, l'ambiente, e ci sia stato per entrambi un periodo di familiarizzazione con un territorio nuovo che ha delle regole differenti. Spesso, sai, venendo dall'Italia si può essere in qualche modo un po' ingannati dalla stessa lingua. Sì, è ma vero. Di fatto è un altro paese, è un mondo diverso. Esatto. Sì, certo. E però poi l'apprezzamento, no, della situazione nuova, dei vantaggi che uno ha cercato, e si passa sempre attraverso questo momento di rottura che, come stava dicendo giustamente Rita, è sempre un mix di coraggio e paura, perché la paura un po' c'è, perché vai verso un territorio che non conosci, un'esperienza che non conosci, però lì torniamo a dire, si vede la differenza tra le persone che non corrono dietro i loro sogni e i sognatori che invece dicono: ok, avrò anche quel po' di paura, però finché non lo scopro, finché non provo, non posso sapere. Che bella cosa. Beh, abbiamo detto già tutto, la summa. Allora torniamo ancora in musica per quest'ultima mezz'oretta dei sognatori. Ciao Rita, intanto, grazie. Eri bellissima, hai capito? Dedicata. Ciao Rita. Ciao, grazie mille. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, pezzone degli anni 80. Mamma mia, questo cantavamo io ungaro, tantissimo, garantito. Rick Astley, tanta roba. Comunque, siamo praticamente arrivati addirittura d'arrivo, Axel. Con l'ultimo sognatore di 9 della nostra lista. Il nostro sognatore di oggi è Alfio D'Angelo, il suo sito è Leonard Design, così come il nome dell'azienda. Alfio, avevamo ancora una curiosità da toglierci. Vezia, vero? Tu sei a Vezia, sì, giusto? Sì. Luganese, ok. Riguardante proprio il sito, cioè da quel punto di vista lì, cioè lato informatico, lato sito, ti sei affidato a qualcuno? Come hai fatto? Sì, allora, il primo sito l'avevo fatto io mi arrangio, cerco di far tutto. Poi fortunatamente ho conosciuto un ragazzo che mi ha chiamato, mi sono affidato e lui mi segue il sito e me lo sta seguendo bene, mi fa spuntare dappertutto e mi segue soprattutto perché io il sito... è lì, ma c'ho anche i social che vanno forti. Certo, poi ci sono tutte le tue opere, sì. Le fotografie, insomma, che sono fatte veramente molto bene. Le foto le fai te o qualcun altro? Io faccio tutto io, sia le foto. Poi mi sono messo in testa di comprarmi la GoPro, okay. E mentre faccio i miei lavori mi riprendo. Ho imparato un programma per montare, insomma. Sì, sono diventato videomaker. Anche videomaker, sì. bene. Cioè, questa è un'altra cosa buona che ha a che fare ovviamente con il mondo della comunicazione, perché anche qua, insomma, per essere imprenditore di te stesso in un qualche modo devi comunicare, quindi intervengono i social e quant'altro. Con Filippo ne parliamo a più riprese, insomma, anche da questo punto di vista sei avanti. Sì, sì. Cosa commentano? Come commentano i tuoi utenti? Ormai mi commentano perché penso che piacciono i miei lavori. Io commento, rispondo sempre grazie, però preferisco tanti commenti critici. Mi piacciono di più, sono pochi fortunatamente. Critiche però... costruttive, no? Giusto? Sì. Spesso volentieri. Sì, sì. Se no le altre tanto vale, perché no, critica così, ciao. Chi critica lo vedi subito, chi ti critica per male. Lo vedi giusto, subito, però io intervengo proprio lì, mi piace di più perché voglio capire, perché è facile parlare degli altri. Cioè, quindi la tua idea non è fare polemica, ma capire perché. Sì. Oh, bene, sì, mi piace. Sì. Ok, ho capito perfettamente. Quindi, insomma, noi continuiamo con la musica, tra poco arrivano altre sorprese, una in particolare per Filippo Ungaro, e poi tiriamo anche Remi in barca, perché tra un po', insomma, i titoli, poi arrivano i punti di Filippo Ungaro. 12:02, Fabrizio Casati, Axel Belloni, dottor Filippo Ungaro. Beh, ultimi 20 minuti dei sognatori e ultimo sognatore oggi Alfio che è qua direttamente da Vezia, racconta la sua storia, una storia che ha a che fare con la microimprenditoria, in questo caso appunto la pittura, la gessatura, l'arte. Abbiamo scoperto tante cose del suo carattere, ma soprattutto arriva il momento dei tre punti
punti di Filippo Ungaro. Qua ce n'è da dire. Io ormai non posso nemmeno ipotizzare, no, di farne quattro. No, puoi farne anche quattro. Sì, oggi allora, ce ne ho tre. Ce ne ho tre. Rispettiamo le tradizioni. Giusto. Allora, io mi sono segnato tre termini, Alfio. A parte il fatto che mi sono divertito a chiacchierare con te, viene fuori questa parte, diciamo, divertente, allegra, sorridente, no? Il primo è oceano, e nello specifico oceano blu. Abbiamo giocato prima attorno a questa idea di oceano blu, abbiamo anche scoperto che ci abbiamo azzeccato ancora una volta, perché tu c'hai questa, questa idea del mare, del blu e dell'oceano, dell'acqua, la Sicilia, no? Quindi tutto questo, e poi però l'oceano, l'acqua si ricollega a una cosa che Fabrizio adora, che è essere come l'acqua, e quindi è anche questa flessibilità di adattarsi, di spostarsi, di cambiare posti nel mondo, no? Di continuare a crescere. Secondo termine è il gioco, perché tu hai detto una cosa importante, non mi ricordo più se eravamo in onda, fuori onda, ma che per te il lavoro è un gioco. E questa è una cosa che si sa nel coaching, cioè si dice proprio, no, se tu riesci a fare del tuo lavoro un gioco, beh, non sarà mai un lavoro, non farai mai fatica, certo. Sarà sempre qualcosa che ti diverte, no? E quindi la creatività ci sta molto dentro questo concetto di continuare a giocare. L'ultimo punto è molto connesso al tuo idolo, al tuo artista di riferimento, cioè a Leonardo, che è la versatilità. Leonardo è per definizione una figura iperversatile, e allora, proprio perché è anche l'ultima puntata, ho pensato non un quarto punto, ma come associare questi punti, mi è venuta fuori questa frasetta: gioca in maniera versatile con il tuo oceano blu. E questo potrebbe essere un po' un tuo mantra, no? Anche quando ti vengono proposte delle sfide che ti devi mettere in gioco, quel discorso che abbiamo fatto prima, no? Tra la vocina dell'ottimismo e quello della paura, beh, ricordati, gioca in maniera versatile nel tuo oceano blu. Ma che bello! Beh, puoi rispondere libero, Alfio? Ha beccato tutto. Non avevo dubbi. Sì, è vero. Io volevo infatti dire questa cosa: che io oggi sto facendo il lavoro, praticamente sto continuando a giocare con i giochi che facevo da bambino. Io disegnavo da bambino sempre, coloravo, oggi coloro muri, e giocavo soprattutto con le costruzioni Lego. Oggi il cartongesso, per dire, che abbiamo parlato poco, però io il cartongesso l'ho conosciuto qua in Svizzera. Sì. Però l'ho visto subito mio. Appena ho capito il meccanismo di costruzione, e io immaginavo già di costruire cose belle, e infatti lo può fare il cartongesso, e sono quei giochi che facevo da bambino e li ho portati adesso. Certo, poi sono tutte quelle cose che da bambino, ma in realtà poi hai perfezionato, perché l'abbiamo detto prima, i tuoi diplomi, la tua scuola comunque è stata fatta qui in Ticino, quindi anche da quel punto di vista ti si è aperto un mondo che ti dà l'opportunità in questo momento di vivere il tuo sogno, e questa cosa la trovo bellissima, ed è stata fotografata ancora una volta alla grande dal dottor Filippo Ungaro. Ma è forte o no? È forte o no, Alfio? Sì. Alfio, tra l'altro, ti dico così in diretta che hai subito una probabilmente avrai qualcuno che ti chiamerà, perché ci scrivono, una nostra ascoltatrice ci scrive: bello sentire l'artista, in questo caso Alfio, con le sue idee, bravo e complimenti dei quadri che ha visto sul tuo sito. Grazie. Farei tutte le pareti di casa, buona giornata colorata a tutti, un messaggio che ci arriva tra i tanti al nostro numero di Grazie. WhatsApp. Va bene, vedi, bene. Kissy and the Sunshine Band è l'ultima canzone dei sognatori, sì, per questa stagione. Esatto. Questo vuol dire che siamo arrivati veramente ai saluti conclusivi. Io non posso far altro che ringraziare tantissimo Filippo Ungaro per essere stato dei nostri, per aver dato un contributo che abbiamo rivissuto anche un attimo fa, enorme, e che ha creato, insomma, tutto quello spirito del quale parlavamo prima, che i sognatori hanno portato nelle case, nelle macchine dei nostri ascoltatori. Grazie davvero. Beh, ragazzi, che dire, grazie a voi. È stato un onore e un piacere, speriamo di rivederci presto. Garantito, ci risentiremo per la seconda edizione, chissà anche in una modalità molto più video, mettiamola così. Grazie anche a Luca Belfiore, che l'ha resa video dal punto di vista social, certo, sui nostri profili RSI Rete 1. Grazie Fabrizio Casati, ma grazie. Bravo, anche Axel Belloni. Ad Alfio D'Angelo. Grazie Alfio, buona fortuna per tutto. Grazie a voi, veramente fantastici. Ma che poi ci crediamo se vai avanti di queste cose. Grazie ancora, ma grazie soprattutto al nostro amato pubblico che ci ha seguito, ci ha incoraggiato anche i sogni dei nostri protagonisti che potete ritrovare tutti sul Play RSI andando sulla pagina dei sognatori. E quindi da parte nostra l'unica cosa che vogliamo dirvi è: continuate a sognare. Grazie ancora.
I Sognatori con Swiss Venture Club, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss